Buongiorno ragazzi, bentornati su questo video del Team Ombra. Siamo qui per analizzare gli spoiler praticamente rivelati da Oriental Wave lunedì durante il TG. Dovevamo fare, come avete visto, Studio Vanguard, ma parlare di una live di 8 ore con solo gli spoiler non ci sembrava una cosa sensata, quindi siamo ripiegati sul semplice sguardo al futuro, visto che di per sé, oltre agli spoiler, non è che sia stato detto molto altro durante il TG. Siamo qui quindi per analizzare queste 10 carte, ma saranno un po' più veloci perché alcune sono veramente poca ciccia. E è stato rivelato praticamente un intero giorno di Luna Pallida. Luna Pallida che, ahimè, per i fan del clan del Circo Assassino, abbiamo l'ufficialità diretta e inequivocabile che il Trial Deck 6, dovrebbe essere stato, quindi quello dedicato a Harry, è contenuto nel mazzo, cioè nella bustina, e non avremo il mazzo separato. Non siamo qui comunque a discutere bene, male, cattivo Oriental Wave, bravo Oriental Wave, eccetera. Noi siamo qui solo per discutere delle carte, eccetera. Non vogliamo fare nessun discorso sulla questione che il trial sia dentro o meno al set. Quindi partiamo, e ho messo le carte in ordine in modo da sbolognarci subito veloci le carte che diciamo. Quindi, prima di tutte abbiamo la Dommatrice di Bestie Ossidiana, ovvero il classico G1 che in GB1 diventa un 10 con attacca. Allora, prima di tutto, sì, ci sono 4 carte che hanno l'errore nella descrizione del GB1, ovvero che anziché, cioè, è scritto GB1, ma viene spiegato che si attiva con 2 carte. È già stato segnalato, sono già state corrette, andate tranquilli. Comunque, Bitonella 10, grado 1, che in una pallida non si userà, perché l'una pallida avrà bisogno di fare colonne, sì, quindi quell'altro forse un po' di più, però questo non si giocherà, perché comunque sarebbe un supporto. G1 soprattutto ne ha abbastanza di utili, cioè già solo lo State Fodder e la PG occupano già tantissimo spazio, quindi già mettere al poi avrà di G1 che serviranno per le catene, come le trapeziste, eccetera. Quindi metterci questa non ha molto senso, e soprattutto non la useremo mai per attaccare. Se fosse stato forse un 3000 uscendo dall'anima, mi sembra che la carta sia già, forse ci si poteva pensare. Non lo è, non penso si giocherà. Discorso un po' diverso per la Domatrice di Bestia Sinilite. Allora, è il bitone da 12 invece grado 2. Questa ha già un po' più di utilizzo. Non so se si giocherà, perché devo ancora sapere bene i G2 che avrà Luna Pallida, però diciamo che tra le due è la più facile. Perché? Perché Luna Pallida ha bisogno solo di fare colonne con le retro, perché già di per sé tutto lo schema d'attacco, di multiattacco, eccetera, lo fa già il Vanguard. Non ha bisogno quindi di carte che gli permettano altro multiattacco. Le retro devono cercare tendenzialmente di fare le colonne grosse che il nostro avversario non va a parare, perché si trova in difficoltà, soprattutto perché potrebbe essere che Esche non abbia il supporto, potrebbe essere di tutto, quindi ha bisogno di fare numero. E un bitone da 12 è già meglio di un 9, perché poi non è detto che abbia il supporto e quindi riesca a colpire. Quindi è già un po' più utilizzabile, ma comunque non so bene, ma di sicuro una pallida ha dei G2 un po' più fondamentali, che vedremo anche dopo, una specialmente, e quindi non so se avrà un vero e proprio utilizzo, quindi staremo a vedere. Dopodiché, Clown Cattivo Mangiatore, questa non si giocherà assolutamente, il GB1 che prende più 10, quando è un 15.000 di scudo in GB1, solo quando intercetta, quindi se il nostro avversario si è scelta prima, non c'è niente. Mi sembra che fosse del Trial Deck. Andiamo veloci, perché questa carta è orribile, fa schifo, non si giocherà mai in nessun mazzo. Abbiamo il Giocoliere d'Acqua. Il Giocoliere d'Acqua è la PG vecchia, diciamo, versione, cioè quella comune, quella che troviamo nel Trial Deck. Non si giocherà, penso, perché comunque non c'è quella normale, c'è l'ipnotista. È una buona entry per chi inizia a giocare in una pallida, perché trovarsi la PG normale, quella vecchia, in versione comune, anziché dover cercare doppia rara come l'ipnotista, non è male. Sempre meglio questa che l'altra, sarà da vedere un po' da come create il mazzo, soprattutto al vostro meta, perché se qualcuno nel vostro locale o nel vostro torneo che state per andare a fare, che gioca Metalborg o gioca Polizia, dovete per forza usare queste, perché Laurel esiste. Le altre, ma soprattutto perché, se non mi sbaglio, Luna Pallida non va a colpire col tanto punto di vista Counterblast, quindi usare la Countercharger, che probabilmente uscirà come doppia rara, non ha molto senso. Quindi è una buona entry
che potrebbe dare, poi come art a me piace di più dell'ipnotista e quindi la sta anche a voi, e soprattutto sarà comune come abbiamo detto. Giudice spara miraggio. Allora, su questa carta diamo già un piccolo dettaglio: è stata sbagliata la, diciamo, i costi del secondo effetto, è già stato segnalato e molto probabilmente verrà cambiato. Adesso appena raggiungeremo quell'effetto là vi spiegherò come è cambiata. Comunque era il G3 di backup tra virgolette del trial deck. Quando questa unità attacca in GB1 prende più 6, diventando un 16, non è male. E quando questa unità viene messa in gioco puoi pagare 2 counterblast, non uno come è stato detto, per fare una carica dell'anima e schierare un grado 2 o inferiore dell'anima. È una backup per un mazzo iper low budget, e tendenzialmente non uscendo il trial deck non ci sarà, perché gli Harry sono di alto budget. E quindi boh, forse qualcuno vuole crearci un mazzo meme intorno, ok, ma non penso che verrà giocata seriamente in un mazzo. Dopodiché passiamo a una carta, a una entry level veramente veramente assurdamente bello che sia così, perché abbiamo Katrin, bambola dell'incubo, che viene downgradata da tripla rara a rara. Questa carta qui è quella che farà girare da qua in avanti il motore bambola dell'incubo, che è ok, è un sottoclan non fortissimo di Luna Pallida, ma vi assicuro che sarà molto molto divertente e già adesso per me può dire la sua. Cosa fa l'effetto Katrin? Dice che tutte le nostre Alice bambola dell'incubo, che è quella vecchia che avevamo, prendono più 1000 di forza, diventando quindi degli 11, non più dei 10, che è una cosa già molto meglio. E un'auto, che dicono che alla fine della battaglia in cui questa unità ha attaccato, sto parlando sempre dell'Alice, se l'attacco non ha colpito, noi possiamo pagare un counterblast per caricare in anima Alice, cioè per realtà per schierare una Alice dall'anima e caricare in anima quella che abbiamo avuto prima. Il che vuol dire che tutto il mazzo bambola dell'incubo funzionerà così. Noi dobbiamo cercare di avere una Alice in campo o in anima, come è, e un'altra Alice, cioè dobbiamo cercare di avere due Alice in quel momento nel campo da gioco. E funzionerà così. Noi attacchiamo con Alice, il nostro avversario ce la para? Molto bene. Effetto di Katrin, counterblast 1, carichiamo, tiriamo fuori l'Alice che abbiamo in anima già, carichiamo l'altra e ripetiamo l'attacco. Se il nostro avversario non ce la dovesse parare, già in questo set, cioè nel set di BT6, di BT5, BT6, dove usciva Luna Pallida, dovrebbe uscire Judith, che è una carta di grado 2 del bambolo dell'incubo, che dice che quando viene schierata in retro dall'anima, noi possiamo ricaricarla in anima per schierare fuori una Alice e dargli più 5. Il che vuol dire che tutto il concetto è questo: noi siamo a 5 danni svuotati, che non li useremo per altro, e cominceremo. Attacco con Alice, me la pari? Bene, effetto di Katrin. Non me la pari? Ti becchi un danno. Io counterblast 1, butto dentro Alice, che può solo chiamare fuori qualcosa che non sia Alice, ma noi lo chiamiamo Judith. Judith si ricarica in anima per chiamare di nuovo fuori Alice, e quindi fare ufficialmente 6 attacchi di retro, perché finché abbiamo counterblast noi continuiamo a farli, che in realtà sono 7 perché abbiamo comunque 2 retro, e poi andare ad attaccare col Vanguard. E soprattutto Katrin ha un secondo effetto che dice che quando questa unità viene messa in gioco nel cerchio del Vanguard, noi andiamo a cercarci una qualunque carta al mazzo e la carichiamo in anima. Traduzione: se ne abbiamo Katrin e Alice in mano, possiamo fare tutto il nostro gioco. Soprattutto se c'è un altro G1 comodo che dovrebbe già uscire ancora con questo set qua, che è Leslie, che dice che ogni qualvolta una carta viene schierata davanti a lei dall'anima, si risveglia. Soprattutto mi sembra Alice, proprio chieda proprio Alice. Noi praticamente andiamo a fare sempre degli attacchi da 18 con Alice, se non addirittura da 16 più 7, quindi da 23. E il nostro avversario le butta giù la mano. Poi ricordatevi che c'è Brenda, che ci permette ancora di che è uscita nel vecchio set, che ci permette ancora di dare più stabilità al mazzo. Abbiamo il G4 che ci permette di avere sicuramente Katrin in cuore, in Mangar, perché ci permette di switchare i cuori. E quindi, no scusatemi, non è quello di switchare i cuori, è quello che ci permette di fare multi-attacco. E quindi ragazzi, questo mazzo qua, aspettatelo, per me è davvero carino. E anticipato così tanto, soprattutto con Katrin rara, e penso che Alice l'ha riuscita a tirare fuori abbastanza agilmente, sarà un mazzo budget davvero carino, davvero entry level per chi vuole iniziare a giocare Luna Pallida senza doverci spendere un capitale. Quindi se vi piace, soprattutto anche come arte, è bello su tutte bambole, quindi mettetela via.
È veramente un mazzo carino, fateci un pensierino, non dovrebbe costare moltissimo montarlo, cercate di provarvi l'ora e le Alici se volete, perché è la carta più rara, più difficile da trovare, è proprio Alice, bambola dell'incubo, che è vecchia, però come vedete è, uno dei è il motore del mazzo insieme a Catherine, quindi dovete procurarvene 4 assolutamente, quindi cercate di farlo ora, prima che la gente si svegli, se ne accorga di questo mazzo, comunque non sappia ancora che possono cominciare a valere un po' di più, procuratevi Alice. Dopodiché andiamo a parlare ufficialmente delle carte invece del mazzo Pale Moon che dovrebbe uscire adesso, che dovrebbe essere, per me diventerà ad alto meta, non vedremo, però per me sì, ovvero il mazzo di Harry. Partiamo con lo starter che è il collezionista di felicità, che in realtà è uno starter generico tra virgolette, però tendenzialmente sarebbe stato quello per Harry. Cosa dice? In GB1, quando una carta, quando un'altra delle nostre unità viene messa in retro dall'anima, noi possiamo caricare il collezionista di felicità in anima per pescare una carta e fare soul charge. È, penso, lo starter, è uno starter abbastanza generico, ma è quello forse un po' più comodo che abbiamo nel set. Cioè, bisognerà un attimo vedere, perché c'è anche la ragazza che superò la soglia, che non è male da giocare adesso. Ci sono tante carte che non sono per niente male. Anche questo starter qui comunque è un più un'anima, è più due in anima perché anche lei finisce in anima. È un pescaggio così abbastanza gratis, quindi per me qualcuno che lo giochi come starter principale ci potrebbe essere. È un buon starter, esce comune, quindi non sono neanche problemi a procurarselo. La prossima che vediamo è Betty, domatrice Melodia Chiardiluna, ovvero l'Ember Clone di Luna Pallida. L'Ember Clone, quindi quella carta che quando supportata in GB1 bla 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 fa robe, di Luna Pallida, che passa da doppia rara da trial, quindi doppia rara per modo di dire, a comune. È un downgrade perché non è questa carta fondamentale, ma comunque ci può stare. Cosa dice Betty? Dice che, vabbè, Ember Clone, quindi quando supportata bla bla bla, noi dice che alla fine della battaglia in cui ha fatto quando ha fatto questo, noi possiamo caricare in anima l'unità che l'ha supportata per schierare una qualunque carta con l'abilità magia dalla nostra anima e schierarla in un retro. Magia, come sapete, o magia, non so in che modo darlo, magia sarebbe il modo che lo dicono i giapponesi, poi non so cosa lo tradurremo in italiano anche noi con magia, cioè quando ne parliamo, perché magia anche in giapponese però lo chiamano magia. Comunque, cosa dice le abilità? Dice che ci sono queste carte che hanno questa abilità, questa keyword, la keyword di Luna Pallida, che praticamente gli permette di schierare dall'anima carte che poi a fine del turno quelle carte chiamate tornano in anima. In pratica Betty ci permette un multiattacco, perché se noi andiamo a chiamare un eventuale Harry, un eventuale Tyron, c'è tutte le carte con magia, quindi di sicuro vanno a chiamare qualcos'altro, perché se no non avrebbero l'abilità magia e andrebbero a fare un po' di multiattacco. Sì, ok, non è male. Counterblast, se non mi sbaglio, a parte Harry, mi sembra che nessun altro li usi, quindi non è per così male da giocare come carta. Sarà da vedere, ma secondo me non sarà così fondamentale nel set. Bene che sia comune, così è facilmente recuperabile, non sia una doppia rara che spreca spazi per una carta che non è che ci interessi poi così tanto. Andiamo invece a vedere le due carte invece succo, le due carte principali del set. La prima di tutto è una doppia rara ed è la principessa lato oscuro. A prima vista può sembrare una carta del cavolo, ma in Harry è una delle carte fondamentali, uno dei suoi motori. Dice che quando questa unità attacca un Vanguard possiamo farne prendere più 5 a patto che al fine del turno torni in anima. Perché è così forte? Come avevo detto, il principio fondamentale che ha bisogno Harry adesso è creare colonna, perché la strategia di per sé la fa già il Vanguard, non ha bisogno di altre carte come Betty, perché di per sé sono solo counterblast in più, ok, per fare multiattacco, però ha già i suoi concetti. Ha bisogno di fare colonna. Betty cosa fa? Colonna. Soprattutto finisce in anima. Perché è forte questa cosa qua? Allora, intanto, se è stata chiamata fuori con magia, in anima ci va a finire comunque, a prescindere da quello che è successo. Perché se viene chiamata con magia, torna in anima a fine turno. Ma soprattutto, prendiamo ad esempio l'Harry G4. L'Harry G4 si dice che noi possiamo, dopo che ha attaccato, caricare uno per chiamare fuori 3. Quindi vorrebbe dire che per fare un multiattacco un po' più serio dovremmo chiamare sopra a retro già presenti in modo da spaccarci il campo e poi col fatto di magia tornano dentro e quindi noi ci siamo di per sé svuotati un po' il campo per fare questo perché abbiamo spaccato le retro che poi non restano lì per restituirle. Con lei invece il discorso è diverso perché noi possiamo andare ad attaccare con loro, dargli la potenza, il power up che ci serve, loro si autobuttano in anima
Ok, quindi abbiamo fatto dei coloni di attacchi grossi e non abbiamo perso niente di per sé, perché poi noi andiamo ad attaccare con Harry, carichiamo una retro in anima, andiamo a chiamare di nuovo loro due e una retro nello spazio che abbiamo creato libero, quindi l'eventuale supporto, eccetera, e abbiamo altri due attacchi che poi finiscono in anima, di nuovo, ma loro sarebbero già comunque finiti in anima, ma non abbiamo di per sé sprecato, tra virgolette, niente del campo, perché in anima ci sarebbero finite comunque e non abbiamo ritirato nulla. Sono ancora in anima, soprattutto queste carte qua, che potrebbero essere poi utilizzate per i turni successivi. E niente, saranno delle carte che con Harry ci stanno come il cacio sui maccheroni. Preparatevi, perché faranno colonne davvero davvero grosse in Harry, saranno davvero rognose queste carte qua, quindi preparatevi, sono una delle carte fondamentali per il mazzo di Harry. Ma chi è questo Harry che abbiamo continuato a nominare? Harry Mago Mascherato, il G3 Strider di Luna Pallida, che sarebbe stato trovare nel Trial, noi invece lo troviamo nel set come triplo raro, mi dispiace. Strider, quindi classico Strider che ha un effetto in GB2 e un effetto quando gli viene messo sopra il G4. Il suo effetto in GB2 dice che quando questa unità attacca un Vanguard, noi possiamo scegliere una carta dalla nostra anima, schierarla in retro e con l'unità prende più 3000 fino alla fine del turno. Quindi, di per sé è un multiattacco di base, di per sé fa la stessa cosa che farebbe, tra virgolette, come effetto di Stride, però lo fa prima, lo fa praticamente con anticipo, in quando attacca, se siamo in GB2, tendenzialmente l'effetto, se non riusciamo a stridare, che almeno ci permette di fare qualcosa, di farci fare 4 attacchi, ma nulla di che. Invece il suo effetto Stride, quello che ci stressa di più, dice che quando gli stridiamo sopra possiamo pagare un counterblast per fare una carica dell'anima, scegliere una nostra carta dall'anima, schierarla in retro e dargli più 5 fino alla fine del turno. E poi è chiamata con magia, questa è un'abilità di magia. Quindi noi chiamiamo questa, gli diamo più 5 e alla fine del turno torna in anima. Il che vuol dire che se per esempio noi, grazie a questo effetto, andiamo a chiamare la principessa lato oscuro che abbiamo detto prima, vuol dire che la principessa lato oscuro quando attacca è un 19 per conto suo. Supporto a 7, 26. 26 una volta, 26 due volte, diciamo che fa molto male. E intanto in anima ci finirebbe per conto suo comunque la principessa, quindi che la mettiamo noi o si automette. E ragazzi, questi erano gli spoiler di questo lunedì, quindi del TG appena stato. Ovviamente se volete montare Harry, volete montare Luna Pallida, Harry è fondamentale, non sono stato dando a dirlo perché mi sembra ovvio, è lo Strider, è il mazzo, gli gira attorno, non è che devo starvi a dire tanto, sapete che avete Harry, abbiamo già ufficialmente il G4 Harry come GR, quindi sappiamo che ci sarà, non c'è purtroppo il G3, G4 scusatemi, che usciva dal Trial, potrebbe essere che invece l'abbiano diminuito a rara, che non è per niente male perché non è questo grande... questo grande G4 serve proprio per partire. Non c'è il G4 triplo raro del set di GBT05 perché le triple praticamente ormai le sappiamo. E niente ragazzi, con questo video termina il nostro sguardo al futuro e ci vediamo una prossima volta.